Il problema non è dove fare l'ospedale, ma i fondi con i quali realizzarlo. E questa è la replica all'unisono fatta dai consiglieri regionali Dino Pepe, Sandro Mariani e dal sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto alle accuse mosse dal presidente della regione Marsiglio sulla situazione di stallo per l'avvio definitivo dell'iter di realizzazione del nuovo ospedale a Teramo. Dopo anni e mesi di silenzio si mette a parlare dell'ospedale di Teramo dando la colpa agli altri, quando invece, carte alla mano, ho dimostrato che la responsabilità c'è la regione LAS. C'è uno studio di fattibilità, io ho fatto accesso agli atti perché sono abituato a studiarmi le carte per non essere contraddetto, dove individuo il sito di Piano Daccio come il miglior sito. E oggi si dice che invece altri devono decidere e devono discutere su cosa fare. La verità è che non hanno i soldi per completare l'ospedale che dovremmo costruire e in realtà non sanno con quali soldi riconvertire e riqualificare il Mazzini. Quindi le bugie si rincorrono, che portasse in consiglio regionale l'atto con il quale trova nero su bianco i soldi mancanti e così gli daremo ragione. Lo sfido a portare l'atto che individua le risorse mancanti, altrimenti siamo alle solite chiacchiere di un presidente che non ricorda che l'Abruzzo non ha tre mari, a un presidente che ancora non prende la residenza in questa regione e che ogni sera torna a Roma e si fa curare a Roma. Al centro della replica anche la mancata approvazione da parte della regione della nuova rete ospedaliera. Per realizzare il nuovo ospedale c'è la necessità di avere innanzitutto la rete ospedaliera approvata, un atto di programmazione fondamentale per sbloccare i 121 milioni di euro reperiti grazie all'impegno della giunta precedente e dell'ex direttore Fagnano. Mancano oltre 141 milioni di euro per realizzare il nuovo ospedale e Marsilio su questo non si è impegnato né per quanto riguarda l'approvazione della rete ospedaliera, siamo solo alla validazione da parte del Ministero. Mancano ancora i passaggi in regione, la giunta, la commissione e soprattutto l'approvazione in consiglio regionale. Poi che dire, scaricare dopo 5 anni di governo sul sindaco di Teramo e sulla comunità teramana il fallimento di questa giunta regionale, soprattutto per quanto riguarda i servizi sanitari su questa provincia. E noi, i nostri cittadini, pagano quotidianamente il fallimento di Marsiglio attraverso le lunghissime liste d'attesa, la mobilità passiva, l'indebitamento e la riduzione delle prestazioni dei 4 presidi ospedalieri.